Fate risentire per cortesia il direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini? Visto che ha avuto difficoltà ad entrare. La lista, però insomma, diciamo col tempo... Se la può consolare, anche Piazza Pulita non è... No, le volevo chiedere una battuta. No comment. Come no comment? No, no comment, dite all'amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va? Senta, io invece le volevo chiedere... Addirittura? Cosa? No... Ma non me lo può dire con il microfono acceso. Il gradino. Beh, insomma, io lascio ai telespettatori, ma anche all'azienda RAI, di valutare, diciamo, se questi termini, se questi insulti siano, diciamo, degni di un altissimo dirigente della televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto. Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell'infame senza che ci fossimo mai incontrati, ci siamo mai parlati nella nostra vita. Da noi non ha mai ricevuto insulti. Capisco che, come dire, il direttore degli approfondimenti RAI sia molto nervoso per la serie impressionante di flop editoriali che ha inanellato e di cui è chiaramente corresponsabile, però insomma, cosa dire? Io la coscienza ce l'ho pulitissima, caro Paolo Corsini, caro direttore, io ce l'ho molto pulita, anche perché sono sempre stato alla larga dai partiti e dai palchi elettorali e dei partiti. La stessa cosa credo non si possa dire di lei, forse lo spezzone televisivo che più la riguarda è proprio questo, alla festa di partito, del partito di governo, dove lei si definisce un militante di Fratelli d'Italia. La battaglia delle parole, lo dico da giornalista, ma giornalista che è stato anche militante e lo è tuttora, è una battaglia fondamentale e può iniziare soprattutto da, me lo permetto di dire, dai giovani. Quindi grazie a Treio anche per questa battaglia che stiamo vincendo. Credo che al suo insulto infame non ci sia altra risposta che questa, poi chi guarda giudicherà. Buonasera.